Luigi Cozzi e stiamo lavorando qui su questo set preparando il film Godzilla. Godzilla che vedrete presto sugli schermi in una nuova versione. Non si sa con che cosa abbiamo a che fare. Una sola fiammata gigantesca ed accecante distrugge 8 navi. Questa nuova versione di Godzilla che noi stiamo preparando è la versione del classico originale, quello del 1954, però in una versione completamente nuova, gli stiamo dando qui una nuova luce, un nuovo vigore, lo stiamo riprocessando, aggiungendo, modificando, mettendolo a stereofonia a quattro piste magnetiche per farne il più grande, il più spettacolare, il più catastrofico film che si sia mai visto sullo schermo. A giudicare dalle fotografie supera certamente 150 metri. Tanto che il risveglio di Godzilla è stato causato dalle ripetute esplosioni nucleari. Il distruttore d'ossigeno non può essere usato. Mi dispiace. Se non ci liberiamo di Godzilla, che sarà di noi? Godzilla è interpretato da Raymond Burr. Raymond Burr è il famoso attore americano Finestra sul cortile di Hitchcock e anche la serie televisiva Le avventure di Perry Mason. Questo video permette, grazie a un collegamento a distanza, che vedete di avanzare fotogramma per fotogramma con il film. Ogni secondo di proiezione passano 24 fotogrammi, in un'ora e 40 di proiezioni i fotogrammi sono circa 300.000. George, qui che ci sembra di essere tornati indietro 2 milioni di anni. Questo sta accadendo sotto i miei occhi. Il mostro chiamato ormai da tutti Godzilla emerge in questo momento dalle acque. Catastrofe del cinema avveniristico, Godzilla.